Sanno già al ballottaggio del 26 ottobre i principali candidati alle presidenziali del Brasile, che oggi chiamano circa 142 milioni di elettori alle urne per il primo turno. L'attuale capo di Stato Dilma Rousseff, che mira un secondo mandato quadriennale per il Partito dei Lavoratori, ha ammesso per la prima volta la possibilità di non passare immediatamente e si è detta preparata al duello del secondo turno, anche se gli ultimi sondaggi la danno in crescita dal 40% fino al 46% e le permettono di sperare. Alle sue spalle Marina Silva, esponente ambientalista evangelica del Partito Socialista, continua a perdere colpi, fermandosi al 24%, ormai dietro Essio Neves, leader del Partito Socialdemocratico, al 26%. L'ex capo di Stato Cardoso ha proposto ai due sfidanti di stringere un'alleanza, ma un'eventuale unione elettorale è al momento scartata. Chiunque vinca avrà da governare un paese in forte decelerazione economica. Dal 2010 infatti il PIL verde oro è andato progressivamente assottigliandosi e le previsioni sono al di sotto dell'1%, una situazione che ha già fatto entrare il colosso sudamericano in recessione tecnica.